campioni juventini di tutti i tempi sono qui con noi. Ve li presentiamo in rigoroso ordine alfabetico, mischiando così le generazioni, campioni di ieri, dell'altro ieri e di tanti e tanti anni fa. Cominciamo con l'uomo venuto dal sud per fare grande la Juventus. Un applauso per Pietro Anastasi. Il più grande mastino di centrocampo di tutti i tempi, Romeo Benetti. Benvenuto Romeo. Torinese, juventino dei Pulcini fino alla prima squadra, Bobby Gol, Roberto Bettega. Una sola parola, stopper, Sergio Brio. E come dicevo, mischiamo le epoche, veniamo al presente, il nostro numero uno, Gigi Buffon. La porta non c'è, ma poi la montano, Gigi. Per tutti era il bello Antonio, Antonio Camerini. Ha vinto tanto con la Juventus, da calciatore e anche da allenatore, Fabio Capello. Un pizzico di nobiltà, il barone della Juventus, Franco Causio. È stato il nostro capitano, adesso è il nostro allenatore, Antonio Conte. anzi 12 stagioni e 6 scudetti con noi, Antonello Cucuretu. Numero 26 sulla schiena, impossibile dimenticarlo, impossibile fermarlo, Edgar David. Un indimenticabile fuori classe degli anni 60, Luisito Del Sol. Chi lo ha visto giocare se lo ricorderà, la fascia destra era di sua proprietà, il nostro soldatino, Angelo Di Livio. Napoletano d'origine, torinese d'adozione, juventino per sempre, Ciro Ferrara. Lui non si fermava mai, correva anche per gli altri, dal primo al 90° minuto. Il suo nome era ed è Giuseppe Furino. L'unico uomo riuscito nell'impresa a non far toccare palla a Maradona e non soltanto, Claudio Gentile. Con lui non si passa, ragazzi, Paolo Montero. In porta era un felino, ma per tutti era Tyson, Angelo Peruzzi. Per gli allenatori era tatticamente perfetto, il Pesso, il grande Gianluca Pessotto. Come dimenticare il gol impossibile del 22 maggio 1996, tutto suo, pelle bianca, Fabrizio Ravanelli. E adesso ragazzi permettetemi di invitarvi a un'emozione da esprimere come volete esprimere voi, testimone della nostra storia, lui è una leggenda, Sentimenti Quarto. È un nome che tutti quanti abbiamo sentito ed è bello che questo stadio nasca con il suo sorriso a centrocampo. Una leggenda juventina,
una leggenda del calcio di tutto il mondo, sentimenti quarto. In 11 anni ha vinto tutto con la Juventus, è ancora un ragazzino, eccolo lì, Alessio Tacchinardi. Parando due rigori ci ha regalato la nostra prima Coppa Intercontinentale ed è il solo portiere al mondo ad aver vinto tutto, Stefano Tacconi! Le favole del calcio a volte esistono, ve la ricordate sicuramente questa, dall'Interregionale alla Champions con la Juventus, Moreno Torricelli! Uomo di poche parole ma di tanti fatti, simbolo del calcio e dello sport italiano, Tino Zoff. Ed è il momento ora di colui che ha portato la Juventus prima e l'Italia poi sul tetto del mondo. Signori e signori, Marcello Lippi!